Bene, questo anche. Quindi ci manca un'altra qua. Che non ricordo cosa sia. Come si chiama? Qui dobbiamo scavare. Ed è quella che ci serviva, infatti, per finire la farmhouse. Bene, 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 bene. Quindi abbiamo sbloccato anche questo nuovo obiettivo. Primitive Age. Ok, così. Quindi qua andiamo subito a ricostruire in modo... Livello 5 ragazzi, dai, così vediamo un po' come esce questo livello 6. Dai, no, a dire la verità mi piaceva più il livello 6 da valutare. Qua ci esce un castello in pratica. E qui dobbiamo... Dobbiamo scavare anche perché c'è nuova roba. Non posso mica lasciarli perdere queste belle carte, qua addirittura l'oro. Qua addirittura l'oro. Quanto impiegherà per costruirla? 11 ore. Ah, però vabbè, infatti è effettivamente abbastanza gigante. Facciamo il toc toc così vanno a lavorare come si deve, ma qua addirittura dobbiamo procedere con scavare la situazione. Ok, e possiamo rimettere in sesto le case a cui abbiamo rotto le scatole o i mattoni. Cosa gli abbiamo rotto? I mattoni gli abbiamo rotto. Carne. Qua scaviamo, 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 scaviamo. Quante belle casse. Quante belle casse che hanno trovato e che stiamo trovando. Quella cassa silver. E il problema è che non so dove muovermi perché... È tutto pieno qui. Carne. Questo è addirittura un barilotto. Cos'era? Gold. Bene l'oro. Vedremo successivamente a cosa potrebbe servire. Qui è una zona prospera, visto il colore, la luminescenza. Valuteremo anche se costruire qua sopra. Oro. Le farfalle. Qui abbiamo da scavare. La cassa color argento. L'occo cos'è? Devo fare un mini corso di inglese per capire cosa vogliono dire le parole di
di Godus. Allora, vediamo qui se c'è ancora qualcosina che lampeggia come carte da andare a scoprire. Può sembrare no, ho guardato un po' qui che belle cratere che avevamo dovuto scavare, sicuramente per trovare un altro forziere nelle puntate precedenti. Allora, qui ragazzi, dai, andate ad aiutare gli amici. Qua c'è una casa da dover abbattere, quindi niente, mi ritrovo anche a dover distruggere qui. Perché voglio assolutamente sfruttare tutto. Ecco qua. Animal Force, questa cos'è? La caccia. E quindi possiamo già ripristinare. Ripristinare il territorio. Altre carte? No. Mi sembra di no. Quantomeno qui in zona. Carte, 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 carte da scoprire, carte da scavare. Qua ci sono i lupi, questa è una bella città. Tralla, tralla, tralla. Guardate un po' qui. Che bella miniera che mi hanno creato i miei fantastici popolani. Guardate un po' qui cos'altro c'è di bello. Ah, qui in pratica quindi dovranno prima scavare, giustamente. Qui c'è anche il finimondo, mamma mia. Carne. Bene, picchiettiamo. E caccia. Vediamo se qua riusciamo a sbloccare qualcosina. E infatti, ce l'ho fatto per caso, invece ci siamo riusciti veramente. Hanno bisogno di risorse. Cavolo, no. Giocando una battaglia della mappa. Ci penseremo volentieri a fare quanto richiesto. Qua non riusciamo a cliccarci, quindi stavolta ci è andata male. Su, ragazzuoli, bisogna picchiettare qui, bisogna picchiettare. Anche secondo me lì avevano picchiettato, hanno anche guadagnato le risorse. Ma poi io non sono andato a ritirarle, forse sono scomparse. Ma queste sono solo mie supposizioni, eh. Quindi non so se possa essere vero o meno. Qua c'è ancora qualcosina da poter usufruire. Oro. Vediamo un po'. Qui li facciamo uscire così costruiscono qui in questa nuova zona. Qui li facciamo uscire anche. Su, su. A costruire la cittadella. Diamo spazio libero di costruzione, abbattiamo un po' di montagna, così creiamo il largo necessario
a costruire in modo adeguato. E là, ti ho beccato che ti riposavi, eh? Bene ragazzi, dai! Ci vediamo quindi alla prossima puntata. Vedremo un po' come andranno avanti tutti questi nuovi... tutte queste nuove abitazioni. Ok? Saluto a tutti voi da Mr. Goop. Ci vediamo quindi alla prossima puntata. Ciao a tutti, vi saluto!